Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, fra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti». Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa, con la parabola dell'amministratore disonesto, il Signore Gesù ha messo davanti ai nostri occhi un argomento molto importante: il nostro rapporto con i beni della terra, con le ricchezze, col denaro. E alla fine ci ha detto che ciò che conta, ciò che resta per sempre, non sono le ricchezze e il denaro, ma le relazioni, l'amicizia. Quell'amministratore disonesto alla fine ha avuto l'idea giusta, ha rinunciato a del denaro, ha rinunciato a delle ricchezze per farsi degli amici, e quegli amici gli avrebbero aperto le porte di casa loro e anche le porte del paradiso. Anche in questa domenica Gesù continua a parlare del nostro rapporto con i beni, e come abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo proclamata, ci presenta una parabola con 2 protagonisti, anzi 3: il ricco, il povero e Abramo. Il ricco non ha nome, e questa è una caratteristica molto importante, perché nella storia noi siamo abituati a conoscere i nomi dei ricchi, appunto, i nomi dei potenti, i nomi di coloro che, come si dice, fanno la storia. Sono i nomi dei poveri che non conosciamo, i nomi della manovalanza, di coloro che fanno parte della folla, del popolo. Invece in questa parabola il nome ce l'ha il povero, si chiama Lazzaro. Il mio aiuto è Dio, significa il suo nome, e vuole esprimere che Dio fa una scelta, fa la scelta dei poveri, come vedremo. Per di più, questa volta è l'unica volta fra tutte le parabole di tutti i Vangeli in cui fra i protagonisti delle parabole stesse ci viene indicato il nome proprio di una persona. Quindi Gesù davvero ci vuole trasmettere un messaggio importante. Questo ricco quindi non ha nome,
È definito dai suoi soldi, è ricco, da come veste, vestiva di porpora e di lino finissimo, e da come mangia, ogni giorno faceva banchetti e faceva banchetti molto belli, faceva banchetti con cibi succulenti, con cibi raffinati, con vini squisiti. Però potremmo dire, citando il titolo di un film di qualche tempo fa, sotto il vestito niente. Questo ricco aveva bisogno di vestire alla moda, firmato in modo costosissimo per attirare gli sguardi della gente che altrimenti non lo avrebbero calcolato. Questo ricco aveva bisogno di offrire ogni giorno un banchetto perché le persone si stringessero intorno a lui. Ma di per sé, nella sua storia, nella sua vita, non c'era nessuno. Era da solo, con se stesso, senza nome, senza affetti, senza relazioni. Alla sua porta c'era proprio questo povero Lazzaro, il quale, tenendo conto del verbo greco che Luca utilizza, stava proprio gettato alla porta del ricco Epulone. E lì chiedeva l'elemosina, lì aveva solo una ricchezza del suo desiderio, quello di sfamarsi, ma non tanto col cibo che stava sopra la tavola, quanto con le molliche di pane unte che i ricchi usavano per pulirsi le mani dopo aver intinto le loro dita nel piatto di portata, non avendo a disposizione i tovaglioli, e che poi gettavano per terra perché qualche povero potesse raccoglierlo, o gli animali, i cani appunto, di cui anche la parabola parla, potessero approfittare per mangiarne. Questo ricco quindi fa la sua vita, il suo stesso nome Epulone fa riferimento al banchetto, Epulum significava proprio banchetto, il povero è gettato lì. Né il ricco né il povero dicono una sola parola. Non è detto nella parabola se il ricco avesse conquistato le sue ricchezze in modo disonesto, se avesse rubato, se fosse stato un furfante. Non è detto che fosse stato un dissoluto, un adultero. Forse poteva essere uno che frequentava la sinagoga tutte le settimane, ma non è detto nemmeno che il povero sia buono. Non si dice nulla né dell'uno né dell'altro. Qualcuno potrebbe insinuare che il povero Lazzaro era diventato povero perché aveva fatto un uso sbagliato delle sue ricchezze, perché aveva fatto degli investimenti errati, diremmo noi oggi. E qualcuno potrebbe dire che le piaghe con cui era ricoperto potessero essere il risultato di una vita dissoluta, libertina. E invece la parabola non ci dice nulla di tutto questo, perché a Gesù in questo contesto non interessa dire né come quell'uomo è diventato ricco, né perché quell'altro uomo, Lazzaro, è povero. Vuole mettere solo a confronto le due realtà e far notare la distanza che c'è fra il ricco e il povero. E non pensiamo che però questa distanza sia solo della parabola, perché la distanza fra i ricchi e i poveri è presente anche oggi, anzi forse oggi più di ieri. Pensate che 11-12 persone nel mondo posseggono più beni che la metà più povera di tutta l'umanità. Pensate che il 10-15% della popolazione mondiale, cioè noi che abitiamo l'Occidente ricco, consumiamo l'85-90% delle disponibilità del pianeta, e all'85-90% della popolazione resta invece il 10-15% delle ricchezze e delle disponibilità. Pensate alle differenze che ci sono perciò fra il nord del mondo e il sud del mondo, fra paesi ricchi e paesi poveri, ma anche fra chi ha cultura, chi ha la ricchezza del sapere e casomai la utilizza a suo vantaggio contro le altre persone, e chi invece vive nell'ignoranza.
chi ha tante case e chi non ha dove poggiare il capo, come diceva Gesù di se stesso. Chi ha tante ricchezze e chi non ha nulla. Chi può permettersi di sprecare soldi su soldi per interventi chirurgici non di prima necessità, come quelli estetici? Chi si può permettere creme e profumi costosissimi e chi non ha le medicine per sopravvivere ai problemi seri, alle malattie importanti che affliggono gran parte dell'umanità? Anzi, questo elenco di separazione fra chi sta da una parte e chi sta dall'altra potrebbe essere continuato, non dico all'infinito, ma quasi. Pensate anche a chi sperpera le ricchezze del suolo, a chi inquina la terra e chi invece non ha a disposizione nemmeno un bicchiere di acqua potabile. Davvero sono infinite le differenze fra una parte e l'altra del mondo, fra alcune persone e altre persone. Ma il Vangelo ci racconta questa distanza, questa divisione in pochissime righe. Poi ci dice che muoiono sia il povero Lazzaro che il ricco. Il povero Lazzaro viene portato dagli angeli vicino ad Abramo e al ricco invece viene fatto un sontuoso funerale e poi viene sepolto. Il rapporto che intercorre fra il ricco e Abramo, nella seconda parte della parabola, occupa i due terzi della parabola, quasi a dirci concentratevi su questo momento della parabola stessa. Cosa succede al ricco? Per la prima volta alza gli occhi. Prima i suoi occhi erano tutti per i suoi vestiti costosissimi. Prima i suoi occhi erano solo per i suoi cibi raffinati. Non guardava nemmeno gli ospiti che erano a tavola con lui. Adesso finalmente alza gli occhi. Vede Abramo e vede anche Lazzaro vicino ad Abramo e lo chiama per nome. Vuol dire che lo conosceva, ma di lui non si era mai curato. Aveva fatto come se quel povero non esistesse, come se quel povero non ci fosse. Aveva detto con un'espressione a volte utilizzata dai nostri giovani, me ne frego. Non aveva detto come Don Lorenzo Milani a Barbiana, I care, mi interessa, mi sta a cuore. Ed ora invece se ne accorge e se ne accorge perché sperimenta lui la povertà, sperimenta lui il bisogno. Durante la vita pensava di non aver bisogno di nessuno, di essere il padrone della sua esistenza, poter decidere di tutto e di tutti. Qui, in questo momento, si rende conto che lui era un amministratore, che lui doveva rendere conto della sua esistenza, che la sua vita avrebbe avuto un inizio, ma anche una fine. E quindi si rivolge ad Abramo perché permetta a Lazzaro di intingere il suo dito nell'acqua e fargli gustare almeno una goccia di acqua. Come Lazzaro nella vita desiderava le briciole, così adesso lui, il ricco, vorrebbe una goccia. Ma come non ci sono state le briciole nella vita per Lazzaro, così non ci sono le gocce di acqua per il ricco dopo la morte. Perché dopo la morte non c'è più tempo. Dopo la morte non si possono più fare le cose che bisognava fare prima. E questo è il messaggio della parabola, carissimi fratelli e sorelle, che ci dice impegnatevi nell'aldilà, è qui, su questa terra, nel modo in cui conduciamo la nostra vita, nel modo in cui ci rapportiamo con le persone, nel modo in cui ci rapportiamo con i beni, che noi stiamo decidendo cosa saremo nell'aldilà, cosa saremo per tutta quanta l'eternità. Una volta che la morte ci ha raggiunto, non possiamo più scegliere. Il ricco adesso capisce qual era il senso della sua vita, che la sua vita non poteva essere solo mangiare e vestire, ma che doveva essere amare, essere solidale, condividere. Ma adesso questo non lo può fare. E allora
chiede ad Abramo di mandare Lazzaro dai suoi fratelli affinché li rimproveri e faccia capire loro che devono convertirsi, che devono cambiare mentalità, testa, che devono cambiare direzione alla loro vita, perché anch'essi non lo raggiungano lì negli inferi dove lui stava soffrendo. Ma Abramo dice: non è possibile. Non è possibile, perché chi ha fatto della ricchezza il suo idolo non ha occhi per nessun'altra realtà, per nessun'altra persona, nemmeno se un morto risuscitasse dai morti verrebbe ascoltato. Infatti, Gesù stesso lo aveva detto, è un miracolo se il ricco comincia a capire la logica del Vangelo. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma allora come ci si può convertire? Come si può comprendere cosa è necessario fare nella vita? Abbiamo a disposizione ciò che suggerisce Abramo per i fratelli del ricco, Mosè e i profeti. Anzi, noi, al contrario degli ebrei, oltre a Mosè e ai profeti, abbiamo anche il Vangelo, le lettere di San Paolo, quelle di Pietro, gli scritti di Giovanni, di Giuda, la lettera agli ebrei. Abbiamo tutto il Nuovo Testamento che ci dice quale deve essere la strada, come deve essere la nostra vita, perché non ci riduciamo soltanto al vestire e al mangiare, perché non ci riduciamo soltanto alla ricchezza. E allora, condividendo con gli altri, comprendendo che la nostra vocazione è quella di amare gli altri, di essere solidale con gli altri, faremo l'esperienza che Dio, come dice il nome del povero Lazzaro, è dalla parte dei poveri. Questo ce lo hanno detto i Salmi, questo ce lo hanno detto San Paolo nella prima Timoteo e Pietro nella sua prima lettera, questo ce lo ha ripetuto Giacomo nel secondo capitolo della sua lettera. Dio sta dalla parte dei poveri, Dio ha fatto una scelta. Ecco, questa è la scelta che dobbiamo fare anche noi: amare, condividere, essere solidali, in modo tale da preparare qui sulla terra la nostra vita eterna in paradiso.